Grazie, allora parto con la seconda puntata dell'inquadramento dinamico e sistemico dei disturbi del sistema nervoso. Faccio rapidamente una sintesi, anche perché credo che ci siano, Giorgio, se non ho capito male, degli studenti che nel weekend scorso non erano presenti, quindi Sì, assolutamente sì. Mi confermi, quindi faccio rapidissimamente il punto per poi unire la seconda parte. Insomma, alcune coordinate per capire insomma, di che cosa stiamo parlando e per poter appunto portare avanti questo shift di paradigma. Dunque, il sistema nervoso è sempre più chiaro che non stiamo parlando semplicemente di quel cervello che sta nella scatola cranica, ma siamo all'interno di un universo con una informazione che non è solo biochimica, ma è biofisica, è un'informazione nel senso più ampio del termine, dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande. Quindi il concetto di esposoma riunisce tutto questo. Un sistema nervoso che non è soltanto nella scatola cranica, ma è ovunque nel nostro corpo, con questi tre centri focali, ma che non sono, ripeto, solamente loro, e l'importanza di trovare una coerenza, innanzitutto una coerenza dentro ciascuno di noi, una coerenza che può essere anche misurata il concetto di campo elettromagnetico e quindi portare all'interno della biologia ciò che la fisica ci sta insegnando, significa che come si valuta il magnetocardiogramma, l'elettrocardiogramma, l'elettroencefalogramma, insomma, si conviene sul fatto che noi non siamo soltanto biochimica. E non siamo soli, quindi questa interazione a tutti i livelli con tutte le persone che stanno intorno a noi. E questo è, e lo vedremo poi fino alla conclusione, un aspetto che mi preme sottolineare fin da ora, perché altrimenti credo che lo shift di paradigma rimarrà sulle nostre slide, nei nostri articoli, ma non potrà realizzarsi. E io sono tra coloro che non riesce a muovere un passo se non riesce a percepire il significato e anche una concretezza di ciò che viene fatto. Perciò fin da ora mi preme sottolineare questo aspetto della interazione e della rete sociale che è necessaria per passare all'azione. Ora, il riflettore, soprattutto per chi come me è pediatra, viene posto sulle prime fasi di vita, ma abbiamo sentito anche ieri da Pier Mario, da Ernesto, Massimo Bonucci, insomma, il fatto di puntare il riflettore sulle prime fasi di vita significa cercare di capire nel profondo che cosa vada storto e che cosa stia andando storto per spiegare questa transizione epidemiologica delle malattie che abbiamo tutti quanti sott'occhio. E qui questa è la prima forma di dialogo, la diade materno-fetale, è una coerenza profonda che è una coerenza biofisica e biochimica. Ricordo, mi piace sempre ricordare questo scambio, noi vediamo sempre la crescita del feto come un flusso monodirezionale dalla mamma al bimbo, al feto, questo è bidirezionale, ma non soltanto per la biochimica, ci sono delle cellule fetali che raggiungono il cervello materno, quindi una madre diventa una chimera in realtà, ci sono fenomeni di microchimerismo. Questo è veramente meraviglioso, questo dialogo e apporta veramente nel profondo questo concetto di diade materno-fetale. E dobbiamo quindi tenere tutto quanto insieme. Come vi dicevo la volta scorsa,
Questo è stato un po' il mio laboratorio, il mio ambito di osservazione. È un mio studio tappezzato di fate e di folletti e qui anni fa mi resi conto del fatto che per poter stare accanto ai genitori in un percorso di salute, di mantenimento dello stato di salute dei figli, dovevo essere profondamente, veramente d'aiuto per loro, dovevo aiutarli a togliere degli occhiali con cui, delle lenti di vario colore con cui osservavano i figli. In sostanza, mi ero resa conto del fatto che le aspettative dei genitori, anche nel loro profondo bene nei confronti dei figli, rischiavano di non far fiorire la persona secondo le proprie potenzialità. Quindi, vedi, ecco, questo aiuto, l'anello, diciamo, di base per poter poi prendermi cura dei bambini, delle famiglie e un percorso di benessere, inteso come integrazione biopsicosociale iniziò per me proprio da qui. Quindi il sentire in sostanza che il mio messaggio era arrivato al genitore, bene, da lì a quel punto si poteva costruire. Questo era il discorso delle lenti che vi facevo, quindi il vedere un figlio con delle aspettative e quindi non accompagnarlo, non stargli accanto meglio per favorire le sue potenzialità, mi ero resa conto, minava profondamente la felicità e il benessere di questo individuo. E quindi da lì nacque il grande interesse per le neuroscienze, la psicologia, quindi in seconda stagione mi portò poi ad approfondire con un dottorato di ricerca in psicologia e neuroscienze. Tengo fin da ora a precisare che mi sarei anche potuta limitare a studiare questo senza il bisogno di andare a prendere, come si dice, il pezzo di carta. Il punto è che quando iniziai a mettere fuori la testa e a dire la mia rispetto magari a delle prescrizioni improprie di psicofarmaci, mi fu detto: ma perché una pediatra parla di questi temi, perché parla di autismo. Quindi in realtà questo dottorato servì per potermi dare la possibilità di affrontare e di parlare di certi temi. E poi è diventata in realtà una mia seconda stagione di vita, come vi dicevo, in particolare dedicata al disturbo di spettro autistico. Un momento fondamentale, mi riaggancio quindi a quello che vi diceva ieri Pier Mario Viava. Per me è un momento fondamentale che è stato importante per consentirmi di mettere insieme i pezzi, fu la lettura di questo articolo. Un articolo che riguarda i tumori cerebrali, riguarda in particolare gli astrocitomi. Erano degli articoli diffusi tra i dottorandi dell'università, insomma, quindi c'era questo scambio di materiale. Io ricordo perfettamente la giornata, era una giornata di dicembre, sapete quelle giornate in cui abbiamo tutti gli acquisti di Natale da fare, siamo di corsa e prima di iniziare la corsa frenetica stavo in un bar a bermi il caffè e lessi questo articolo. Io piansi, ricordo perfettamente quando lessi di questo aspetto particolare di come gli astrocitomi attraverso i microtubuli avessero delle strategie per invadere il cervello e quello fosse un meccanismo fondamentale per poi diffondersi, per creare delle disseminazioni. Bene, non sapevo esattamente, no, non sapevo per nulla che cosa stesse accadendo, però ebbi in quel momento la nettissima impressione che mi fosse arrivata un'informazione che
che dovevo assolutamente approfondire, dovevo capire di che cosa si trattasse. In quel momento diedi anche un'interpretazione a questa emozione così intensa, cioè vidi in questo comportamento dell'astrocitoma una modalità distorta di creare delle reti sociali che poi sono quelle che creano la morte della collaborazione sociale. E quindi inizialmente questa fu esclusivamente l'interpretazione, ma andando avanti poi entrai sempre più nel profondo di questo significato, quindi entrando in questa logica dello shift di paradigma, inteso come epigenetica, che non è semplicemente un elenco di metilazioni, acetilazioni o di microRNA, che come dei pettini bloccano la traduzione dell'RNA messaggero. Qui stiamo parlando di un modo profondamente diverso di vedere il genoma, inteso come un genoma fluido, una ingegneria genetica naturale, come ci dice Shapiro, con delle infinite possibilità e con un ambiente che non è semplicemente selettivo, è un ambiente costruttivo. Il tutto in una consapevolezza di un profondo cambiamento e un senso di responsabilità che molti di noi hanno circa il fatto che in questa drammaticità del profondo cambiamento che abbiamo provocato nell'ambiente, abbiamo veramente poco tempo per mettere in pratica quello che abbiamo capito. Dunque, di che cosa stiamo parlando? Quando parliamo di medicina individualizzata, e poi se effettivamente vogliamo portare, come diceva Bonucci, dalla teoria alla pratica, questo shift di paradigma, tutto quello che stiamo comprendendo, significa che dobbiamo portare sul singolo e non solo sul singolo, ma in quel momento specifico un supporto che sia adeguato e lo riporti con la maggiore facilità possibile verso una situazione di equilibrio. Quindi vuol dire che di tutte queste discipline noi non tagliamo a fette una persona, dobbiamo trovare una sintesi tra tutto quello che le diverse discipline ci consentono di comprendere. Quindi, in sostanza, mettendo tutto insieme, si tratta di avere questa chiara consapevolezza della necessità di superare questi tre dogmi, no? Che sono quello di Crick e del fatto che del but never, no? Non si torna indietro, il concetto di ambiente che non è quindi solo selettivo ma è anche istruttivo, e poi il fatto di aver capito che i gameti non sono dentro una torre d'avorio invalicabile, ma sono modificati e quindi tutto ciò che facciamo o anche non facciamo avrà delle conseguenze, delle ripercussioni sulle generazioni che verranno. Di questo stiamo parlando. E se da un punto di vista didattico ci fa gioco, insomma, avere anche delle immagini molto semplici e quindi questa idea del software che accende o spegne i geni e che costruisce quindi una storia di significato per ciascuno di noi, sappiamo bene come la realtà sia profondamente complessa e anche sicuramente molto, molto affascinante. Stroman dice che la risposta iniziale delle cellule è in natura coinvolge una selezione di risposte adattative all'interno di una strabiliante gamma di possibilità molecolari. Quindi genoma come sequenza di DNA, dinamica struttura di istoni e una nubecola di infinite informazioni che continuamente dialogano. E quindi, in sintesi, questo è il senso del non essere, di non vedere il nostro destino nel DNA. È un hardware che, di fatto, quindi condivido con Ernesto, è comunque un hardware importante, quindi non ha senso, secondo me,
portare tutto sull'ambiente, si tratta di concepire un modello in cui tutto questo è presente, dove, come dice lui, è tutto 100% DNA, 100% e 100% ambiente ed epigenetica, insomma, con questi fattori che sono quelli che determinano. Che costituiscono l'esposoma e la grande preoccupazione che riguarda gli inquinanti, quindi gli interferenti endocrini, in particolare ultrafine e metalli pesanti in modo particolare. Qui riassunto quindi il modello di che cosa stiamo parlando, se in ascissa noi mettiamo la previsione del feto durante l'ontogenesi, quindi in base alle informazioni che arrivano al feto attraverso la placenta, e invece in ordinata mettiamo l'ambiente postnatale, quindi la realtà, ciò che effettivamente il bambino incontrerà, ebbene si definiscono queste due linee, diciamo un range tra le linee continue, una banda all'interno della quale si trovano gli adattamenti dell'individuo che consentono di rimanere in zona salute, diciamo. Quando parliamo di previsione in senso adattivo e predittivo, vuol dire che le informazioni che arrivano al feto in quel periodo orientano gli assi immuno-neuro e endocrini con i quali poi l'individuo risponderà ai diversi stimoli ambientali. Quindi, avere un ambiente ottimale significa arrivare qui a questa linea tratteggiata e quindi significa avere questo range di adattamento rimanendo in salute. Uscire dalla banda significa avere un aumentato rischio di malattia che è rappresentato in questo caso dalla freccia grigia. Se l'ambiente è sfavorevole, quindi immaginiamo di fermarci qui, significa che il range di adattamento sarà shiftato verso il basso. In altre parole, significa che il rischio di insorgenza di malattia sarà rappresentato dalla freccia rossa. Questo per tenere anche visivamente l'immagine del modello. Che poi si traduce appunto in clinica. E da quello schema, che forse è un po' complesso, invece vorrei lasciarvi invece questa immagine molto più immediata. In sostanza, a livello della placenta, ci sono delle centraline, quindi vengono le informazioni, orientano l'accensione, lo spegnimento dei geni è assolutamente chiave poi per determinare la regolazione degli assi e degli equilibri della fase successiva. La macchina epigenetica ha delle interazioni, un interplay molto stretto con la risposta immunitaria che si verifica nel periodo di vita intrauterino, in particolare questa bilancia tra i TL per 17 e i Treg è fondamentale perché ci sia un buon esito della gravidanza, perché tutti i processi avvengano in maniera fisiologica. Ora, tutto questo, quindi fin da ora mi piace ricordare, non ha un costo zero. Tutto questa meravigliosa macchina ha alla base l'ossigeno e un equilibrio estremamente delicato per quanto riguarda lo stress ossidativo. Infatti, oltre al fatto che la risposta immunitaria durante la gravidanza è complicatissima, non è questa, no, non è utile adesso mostrarla, ma è evidente che debba essere modulata in funzione di quello che serve, che deve essere fatto in quel momento per favorire un ottimale equilibrio, un'ottimale crescita del feto. Considerate che il feto è per metà un tessuto isso-incompatibile, quindi
deve esserci una risposta immunitaria presente, ma non troppo, in cui, come abbiamo visto l'altra volta, c'è proprio un percorso educativo delle cellule del sistema immunitario. I natural killer sono importantissimi e già il loro nome dice che, insomma, non è che siano tanto pacifici. Ebbene, durante la gravidanza i natural killer diventano dei costruttori fondamentali, e tutto questo avviene appunto attraverso questo tuning legato proprio al software epigenetico. Un certo grado di stress ossidativo è assolutamente necessario, quindi quando parliamo di stress ossidativo non parliamo di un qualcosa che deve essere combattuto e di cui c'è soltanto l'aspetto negativo. Qui la grande difficoltà è mantenere l'equilibrio, perché se non si mantiene l'equilibrio significa che uno stress ossidativo in eccesso può determinare e minare profondamente la creazione di questo primo albero della vita, che è la placenta, e lì, se condividiamo insomma quello che vi ho detto, e comunque l'evidenza scientifica ci conferma che non si tratta di favolette, ma che le cose stanno proprio così bene, se condividiamo questo vuol dire che andare a capire che cosa avvenga in queste fasi e prevenire dei disturbi in questa fase rappresenta una strategia fondamentale poi per tutto quello che verrà. In questo lavoro presenta la preeclampsia in due step, quindi c'è una prima fase in cui c'è una anomala invasione da parte della placenta all'interno degli strati dell'utero, e solo successivamente si verifica quella disfunzione endoteliale materna che poi è la manifestazione clinica della preeclampsia. Allora, vediamola in un'altra maniera. Quindi, capovolgiamo e mettiamo le anomalie precliniche qui sotto. Immaginiamo insomma la preeclampsia come un grande iceberg. Quando si arriva alla preeclampsia noi vediamo la parte che emerge, no? La parte clinica, gli effetti della disfunzione endoteliale nella madre. Ma qui stiamo parlando dell'importanza di meccanismi regolatori fini che non necessariamente arriveranno lì. Quindi è importante capire bene che cosa possa avvenire nella fase preclinica. Quindi se l'invasione del citotrofoblasto è incompleta, c'è una riduzione della superficie a disposizione, c'è un inadeguato approvvigionamento di ossigeno e di nutrienti, c'è in sostanza una è come se noi avessimo un albero con delle radici che però non riescono ad approfondirsi nel terreno. Ok? Quando quindi questo processo procede e si aggrava, allora si verifica la fase successiva della disfunzione endoteliale materna. Stiamo parlando quindi di uno stress ossidativo in eccesso, perché ricordo appunto il lavoro si riferiva esattamente a questo, che in altre parole significa avere meno energia a disposizione per i processi che dovranno essere messi in atto. Per questo motivo c'è un grande interesse adesso nell'impiego di nutraceutici o di tutti gli strumenti che stanno dimostrando di avere dei lavori seri rispetto a questi temi. Perché la stima che tutti abbiamo per Elena Ferrero è chiaramente stato
l'inizio dell'interesse per molti di noi per questo tipo di intervento. E chiaramente, per quello che vi ho detto, io sono estremamente interessata adesso a vedere quanto queste integrazioni, che non mi piace, nel senso che è estremamente riduttivo, qui significa avere degli strumenti che consentano di andare alla radice dei problemi, e mai come in questa situazione in cui vi presento la placenta come un albero, davvero il termine rende bene l'idea. Perché c'è questo interesse crescente per i mitocondri? Perché i mitocondri hanno ormai un'evidenza non solo ampia, ma convergente, cioè alla fine anche partendo da altre strade, come vedremo adesso nei prossimi minuti, ma alla fine si arriva sempre lì. Cioè, se non ci accontentiamo di quello che vediamo, ma ci chiediamo perché c'è, sapete come le domande che fanno i bambini, e perché succede questo? Ebbene, alla fine, andando indietro, si arriva lì. Questo lavoro, già il titolo vi dice molto, quindi si è dimostrato come i mitocondri siano veramente delle centraline di regolazione per quanto riguarda le decisioni che verranno prese dalle cellule staminali, quindi questo per quanto riguarda il neurosviluppo, questo ma non solo chiaramente, ora visto il tema della relazione starei essenzialmente sul neurosviluppo. Molto interessante questa riflessione di Wright, il quale dice ci sono molti studi che riguardano i mitocondri, ma è poco considerato questo l'aspetto, no scusate, molto, si parla molto della regolazione epigenetica, ma si parla poco invece del costo, cioè come è possibile che avvenga questa e che funzioni questa meravigliosa macchina epigenetica, e quindi già il titolo vi dice molto, quindi è come se avessimo una macchina in cui dobbiamo mettere davvero benzina, insomma, perché possa funzionare. Allora, così parlando con Giorgio qualche giorno fa, pensando a vedendo un articolo che parlava di una proteina, di una mutazione che riguardava una proteina deputata all'accoppiamento della fosforilazione ossidativa, quindi in sostanza affrontava il discorso della resa energetica, e così abbiamo visto, abbiamo incrociato un po' le keywords, quindi il mitocondrio, l'accoppiamento, l'epigenetica, e in effetti abbiamo trovato dei lavori molto interessanti. Ma questo per dirvi come, e questo oggi vorrei dirvi come, procedendo con un metodo e quindi volendo essere coerenti dal paradigma poi alla sua attuazione, effettivamente si trovi un fil rouge nella letteratura che raccogliamo, ma quindi anche un fil rouge, una coerenza nell'approccio che poi abbiamo nei confronti di prevenzione e terapia. Ancora i collegamenti dello stress ossidativo, della funzione immunitaria. Qui l'autismo, come vi ho detto l'altra volta, io lo considero veramente un esempio, quindi una condizione paradigmatica per studiare e per mettere insieme i pezzi. Purtroppo, come sappiamo, i disturbi del neurosviluppo sono per definizione dei disturbi che insorgono nei primi anni di vita. Quindi, attualmente noi abbiamo dei dati clinici, soprattutto riguardo a questo argomento. D'altra parte, la compresenza di tanti disturbi in queste persone ci sta suggerendo come uno scardinamento profondo dei meccanismi di cui si è parlato oggi, bene, sia alla base di disturbi assolutamente sistemici. Quindi ecco, il messaggio è: considerate l'autismo come condizione paradigmatica, ma per vedere da una prospettiva clinica dei capitoli della patogenesi assolutamente rilevanti che possiamo traslare e riferire a numerose altre condizioni. E il fatto che molto spesso tutte queste condizioni siano
cosiddette comorbidità presenti nello stesso individuo non è altro che una drammatica, tristissima conferma della correttezza di questo paradigma. Quindi, dicevo, altro aspetto è il collegamento tra mitocondri e sistema immunitario. Questo è il lavoro di Pier Mario Biava, di cui vi parlava ieri, e lui appunto sottolineava nel parlare del modello dello zebrafish di come i fattori di differenziamento fossero per il 98% delle molecole che avevano un ruolo nel metabolismo dei mitocondri, nelle loro funzioni, quindi funzioni per il controllo del metabolismo del metabolismo ossidativo, della funzione e della risposta immunitaria. Quindi anche qui a conferma di come la macchina e tutto l'apparato abbia in questi meccanismi degli aspetti assolutamente centrali e di partenza. Altro aspetto da mettere nella nostra cassetta degli attrezzi per poi passare alla clinica e quindi osservare le persone e giustificare un po' anche il nostro approccio è quello che riguarda il microbiota. In sostanza, si è capito che questo microbiota non è l'amichevole flora intestinale, qui stiamo parlando di, noi siamo degli olobionti, che sembra una parolaccia, viene da dire, ma olobionte sarai tu, e io credo che se qualcuno si dovesse offendere nel momento in cui gli diciamo che è un olobionte, allora è bene che lo invitiamo a studiare, quindi ormai sappiamo bene come debba essere proprio considerato il superamento dei nostri miseri 23.000 geni, quindi siamo degli organismi estremamente più complessi in cui fin dalle prime fasi della vita e ancora prima in realtà del concepimento si verifica una interazione con il microbioma e quindi diciamo che in quei nastri colorati, quando si definiva il colore della vita che sarebbe poi emersa, bene, quei nastri colorati tengono conto chiaramente anche di questo dialogo precoce. E quindi a pieno titolo ormai il microbiota viene considerato il direttore d'orchestra di quel dialogo bidirezionale tra intestino, sistema nervoso centrale e periferico. Altro collegamento tra il microbiota e i mitocondri, quindi le funzioni mitocondriali sono notevolmente modificate dai metaboliti del microbiota. Questa è una almeno questa è una realtà assolutamente indiscutibile. In realtà i collegamenti sono estremamente più complessi. Ultimo anello riguarda il fatto che in tutta questa nostra cassetta degli attrezzi, se mettiamo insieme quei mattoncini di cui vi ho parlato, va da sé che quando si scardinano questi sistemi, le membrane cellulari non possano essere particolarmente felici e quindi quel doppio strato lipidico avrà delle modificazioni, che significa avere delle modificazioni della funzione delle proteine, di tutte dalle proteine transmembrana, tutte le chinasi, insomma, la fluidità e la possibilità degli spostamenti di queste zattere così importanti, bene, sarà chiaramente alterata. Tutto questo portato in clinica e andando quindi quella finestra temporale che ci interessa, che è la gravidanza, significa che insomma, abbiamo ormai assolutamente delle evidenze scientifiche che ci aiutino a capire per quale motivo ci siano dei chiari fattori di rischio per quanto riguarda il neurosviluppo, così come dei fattori protettivi
quindi il passo successivo è che se allora abbiamo delle evidenze scientifiche circa la rilevanza di questi fattori di rischio e protettivi, abbiamo delle evidenze scientifiche che ci consentono di capire il perché succede. Si spera sempre che ciascuno legga qualcosina in più rispetto all'ambito specifico della propria competenza. Se io ho la competenza nella vitamina D, magari si spera che mi documenti anche su altri aspetti, ma per fortuna molte persone questa cosa la fanno. Ebbene, se mettiamo insieme tutti quanti i pezzi, la cosa di buon senso che viene da fare è di tradurre nella pratica clinica queste conoscenze. Per poterlo fare, tra l'altro rendendomi conto sempre di più dell'importanza di tutti questi aspetti, i modelli che sto realizzando per quanto riguarda il disturbo di spettro autistico prevede la presenza di un nutrizionista super esperto e di un ginecologo super esperto per quanto riguarda questi temi, e nello specifico sono Tiziana Toso e Monica Perotti per ora. Ma l'idea è proprio quella di creare delle reti, perché se siamo d'accordo su tutto questo significa poi passare all'azione. Passare all'azione significa chiamare delle persone, che era quello che vi dicevo all'inizio. Oltre a fare degli elenchi della spesa dei fattori di rischio, è anche importante che troviamo dei modelli, delle metodologie adeguate perché questi dati cantino. Cantino vuol dire che se la biologia è complessa e non ci presenta i fattori di rischio, diciamo gli eventi biologici meglio, in una tabella, noi dobbiamo cercare di mettere in relazione i diversi fattori esattamente come fa la biologia. Questa è la biologia dei sistemi complessi. Quindi se noi continuiamo ad ostinarci a misurare una temperatura con un barometro, non sarà mai evidente che cosa stia succedendo, e quindi quale sia, noi non sapremo mai se faccia caldo o freddo. Vi porto questo studio, è molto interessante proprio perché oltre a fare una revisione dei fattori di rischio, fattori di rischio che tra parentesi sono poi gli stessi che ritroviamo per tantissime altre patologie. Bene, oltre a questo, i fattori vengono poi analizzati con il modello delle reti neurali artificiali e vengono poi restituiti con queste mappe semantiche che quindi consentono di stabilire, insomma, farci vedere dei collegamenti tra le variabili che altrimenti sarebbero stati assolutamente nascosti. Allora, cosa significa questo? Significa passare da un concetto di malattia intesa come fotografia di un danno inevitabile e irreversibile, quindi in questo caso, ripeto, è un modello, lo riferiamo all'autismo ma vale per tante altre situazioni. Avere un'idea di autismo, in questo caso, come risultato di una mutazione genetica, significa avere l'idea che quel disordine del neurosviluppo sia in realtà una fotografia, quindi un qualcosa di statico e il risultato di un danno inevitabile e irreversibile. Aver compreso invece che c'è questa traiettoria che parte da lontano e costruita in questo modo, significa sostituire a questa fotografia invece un film, un video di una traiettoria di fragilità possibile. Una traiettoria di fragilità possibile che parte da lontano e che avrà poi un percorso a colpi multipli, che nel caso per esempio del neurosviluppo può esprimersi come autismo nei primi anni di vita, come comportamenti e condotte a rischio in adolescenza,
come disturbi psichiatrici in età adulta, quindi una traiettoria di fragilità. Ma capite le implicazioni cliniche? Che cosa significa? Intanto questo tipo di prospettiva porta il riflettore chiaramente sulla prevenzione primaria, perché se condividiamo che la partita importante si crei lì, significa che il riflettore noi lo dobbiamo puntare non solo sulla gravidanza, ma anche su tutto ciò che avviene prima. Ma oltre a questo, significa accogliere su di noi, quindi smetterla di dare la colpa ai geni, ma accogliere su di noi la responsabilità di ciò che facciamo e di ciò che non facciamo. E ugualmente significa dare alle persone degli strumenti, che non è semplicemente una speranza, una pacca sulla spalla, perché poi, appunto, come vi dirò, io sono un clinico e vi farò toccare con mano che cosa significhi sperimentare e vivere, entrare in questa matrice del dolore di questi genitori che a volte hanno due figli con autismo. Quindi significa che c'è molto da fare anche, molto che si può fare, e non è una speranza vana. Quindi, in sostanza, accogliere questo significa che prendiamo tutta questa complessità, una complessità in cui c'è una interazione tra l'individuo come equilibrio psico, neuro, immuno, endocrino, ma all'interno di un ambiente. Quindi la dimensione biopsicosociale della salute è una dimensione che dobbiamo comunque avere sempre presente. Noi alle persone non possiamo dare i nostri lavori scientifici, non se ne fanno nulla, così come le nostre slide. Io certe volte vi dirò, mi sento estremamente responsabile, cioè se io non riesco ad attuare, a ottenere un cambiamento, io sto soltanto usando l'esperienza che ho avuto grazie a queste persone, ma a loro non sto dando nulla. Quindi per me, è quello che vi dicevo, è importante credere che tutto questo abbia un senso. In tutto questo, quindi, dicevo, una dimensione biopsicosociale, quindi informazioni continuamente variabili nel loro complesso, e dobbiamo dare coerenza a tutto questo. Il mettere insieme i pezzi è stato per me possibile appunto con la teoria dell'origine embriofetale delle malattie e di tutte le persone che ruotano intorno chiaramente a questo, arrivando quindi a questo concetto di ecologia profonda di cui vi parlavo la volta scorsa. Questo è un libro di Capra meraviglioso, La rete della vita, e Capra sottolinea proprio l'importanza di concepire dei livelli di complessità crescente, in cui ogni livello di complessità contiene in un certo senso il precedente, ma è altra cosa. La complessità la complessità crescente non può essere messa nei paletti, tra i paletti del livello precedente, che è quello che appunto purtroppo stiamo vedendo, no? Questa resistenza, questo timore di perdere terreno. È arrivato il momento di capire come portare questa complessità al bene delle persone. Significa essere disposti a cambiare e a buttare tutto quanto all'aria per ricostruire. Nella maggior parte dei casi chiaramente non è necessario buttare tutto all'aria. Significa essere disposti comunque a mettere ogni cosa in discussione. E quindi, in sostanza, questa è quindi un ricapitolare, unire i puntini, come dice Giorgio. Significa che partiamo da una donna, in realtà da prima della gestazione, ricordando che una donna, oltre al suo DNA, ha anche il DNA mitocondriale e anche tutto il genoma del microbiota, quindi questo è il patrimonio genetico. Se vogliamo parlare di geni, questo è quello che dalla mamma va al bimbo. Il, la,
l'influenza ambientale fa girare, può influenzare questo, quello che ho chiamato nel lavoro di cui vi parlerò alla fine, il bad trio, quindi un trio di bulli che si potenziano a vicenda, dove abbiamo quindi la disfunzione mitocondriale, stress ossidativo, l'attivazione materna, l'attivazione immunologica materna che si chiama MIA e la disbiosi, e quindi tutti questi, come vi ho brevemente ricordato, si potenziano e quindi innescano un circolo vizioso. Queste informazioni influenzano poi lo switch, quindi on off a livello della placenta, e quindi quelle informazioni in questo caso quindi orienteranno con dei meccanismi di cui non vi ho parlato, ma comunque prendiamo la parte, diciamo, qualitativa. In sostanza, questi switch on e off influenzano il cablaggio del connettoma, e anche successivamente il bad trio procederà con un circolo vizioso, quindi che favorirà l'insorgenza di disturbi sempre più complessi. Ecco perché quindi le persone con disturbo del neurosviluppo sono da considerarsi come persone con dei disturbi in realtà sistemici. E quindi questi sono i punti di attacco. Questo è l'elenco delle cose da fare. Allora, parto quindi adesso per affrontare gli ultimi capitoli dei disturbi del sistema nervoso, sempre dalle persone. Io vi avevo parlato di questi due bambini che avevo presentato, quindi partendo da alcune considerazioni sul neurosviluppo, davano la possibilità di affrontare, come vedremo, due temi diversi, ma assolutamente da integrare, se parliamo di benessere del sistema nervoso delle persone. Uno di questi, Leo, mi fu mandato da una collega per una FAPA syndrome, non so se la conosciate. Comunque la FAPA è una febbre periodica, quindi faringotonsilliti ricorrenti, stomatiti aftose, febbre periodica con una ricorrenza veramente da calendario. Bene, avevo notato come questo bambino avesse anche delle caratteristiche del comportamento molto particolari, a parte il fatto che a 3 anni lui scriveva il suo nome, ma aveva anche delle fobie, aveva alcuni comportamenti, insomma, per farvela breve, poi approfondì gli accertamenti, e questo bimbo aveva un disturbo di spettro autistico ad alto funzionamento, quindi altissimo potenziale cognitivo, con delle caratteristiche di sindromi autoinfiammatorie che mi fecero pensare che potessero esserci effettivamente delle vie comuni. Nel frattempo, in quel periodo stavo vedendo tantissimi bambini con FAPA, e da quasi 20 anni mi occupo di questa sindrome autoinfiammatoria. Avevo notato negli anni come molti di questi bambini avessero tra i loro genitori persone con autoimmunità, in particolare le madri avevano dei disturbi della funzionalità tiroidea, molto spesso delle tiroiditi in terapia sostitutiva, e due di queste avevano la sclerosi multipla. Avevano avuto da piccole la stessa storia dei figli, e avevano assunto molte terapie antibiotiche e cortisone. Mi venne quindi un po' l'idea che potesse esserci una sorta di scivolamento dell'autoinfiammazione verso una autoimmunità, nel momento in cui un organismo non viene aiutato, ma viene semplicemente soppresso da una terapia, viene soppresso semplicemente il sintomo. E quindi ecco perché vorrei partire da qui, quindi proprio prendendo spunto da questo ricordo, da questo bambino. Parliamo innanzitutto della sclerosi multipla. La sclerosi multipla, sappiamo, è una
processo di demielinizzazione viene persa la mielina, quindi quella guaina che riveste gli assoni e si creano delle lesioni, delle placche che poi interrompono e disturbano le funzionalità del sistema nervoso. È più comunemente diagnosticata tra i 20 e i 40 anni, ma guardate i numeri, è veramente molto elevata, soprattutto diffusa tra le donne. Perché viene? Chiaramente i numeri non possono assolutamente giustificare una trasmissione su base genetica. Sono risultate, per esempio, significativa la distanza dall'equatore, in sostanza si pensa al ruolo della vitamina D, e poi sono stati studiati numerosi agenti infettivi. E qui, a questo per ricordare come il decorso sia caratterizzato da delle attivazioni, diciamo un decorso a gradini in cui ci sono delle riattivazioni, e quindi queste accensioni del quadro infiammatorio poi correlano con l'evoluzione della malattia. Ma mi soffermerei adesso su, vi do soltanto alcuni spunti sugli aspetti, alcuni aspetti patogenetici per quanto riguarda l'immunità, perché la gran parte degli studi si è proprio dedicata allo studio di questi meccanismi per capire come bloccare il processo, poiché la ricerca è in gran parte orientata a bloccare l'evoluzione delle malattie, e quindi la sclerosi multipla non fa eccezione. Numerosi studi si stanno concentrando sullo studio delle somiglianze, diciamo, da un punto di vista molecolare delle proteine coinvolte e delle strutture antigeniche di virus o batteri che possono in qualche maniera ingannare il sistema immunitario e quindi far sì che il sistema immunitario reagisca contro le proteine del self. Qui vari meccanismi che ci dicono, per esempio, come ci possa essere, in particolare il grande incriminato, come spesso succede, è il virus della mononucleosi, no? Il virus di Epstein-Barr. Sono state osservate, quindi ci sono degli studi che dimostrano la presenza di anticorpi specifici, quindi, oppure dei T, dei linfociti T reattivi attivati dal virus della mononucleosi. In altri casi si ipotizza un risveglio di cloni autoreattivi di linfociti B. Molto interessante, ma soprattutto interessante per altre considerazioni, quindi non per dare la colpa alle BB, ma il ruolo dei retrovirus. Ricordo che l'8% del genoma umano è costituito da retrovirus, e quindi un ruolo nella coevoluzione sicuramente è presente in questi retrovirus. In una lettura sempre con una vena estremamente paranoica, direi, quindi con persecutoria, noi tendiamo sempre a vedere gli effetti tossici e siamo poco portati a vedere, invece, a leggere gli aspetti reattivi in questi meccanismi che sono chiamati in gioco. Comunque, insomma, per farvela breve, perché non è questo che mi interessa, mi serve soltanto per darvi qualche flash, farvi immaginare un work in progress veramente incredibile per quanto riguarda la ricerca, e poi sta a noi fare delle riflessioni poi su che cosa stia arrivando però alle persone, quindi dal mimetismo molecolare, l'attivazione la presenza di T
TCR autoreattivi, qui super l'ipotesi di superantigeni che quindi fanno da ponte, quindi favoriscono un'autoimmunità con questo meccanismo. Qui abbiamo invece il modello dello spettatore innocente, cioè attivo una cellula, c'è un'attivazione immunologica e di fianco ne fa le spese anche lo spettatore innocente, che quindi viene attivato e diventa autoreattivo. E poi quest'altro modello della diffusione degli epitopi, cioè in corso di una risposta immunologica in cui vengono mandati in giro tanti epitopi, cioè tanti gruppi molecolari con una funzione antigenica, si crea una infiammazione generalizzata con una attivazione policlonale. Il punto è che ha un'importanza chiaramente fare degli studi di questo tipo sull'immunologia, perché di fatto ogni volta che le persone con la sclerosi multipla si ammalano e prendono anche un raffreddore, molto spesso hanno delle regressioni, cioè delle riattivazioni della malattia, e molto spesso poi non ritornano allo stato precedente. Quindi qui ancora il modello, quindi in corso di infiammazione sistemica passano le citochine attraverso la membrana ematoencefalica, viene attivata la microglia che quindi influenza sia gli astrociti, gli oligodendrociti, e che cosa fa questa attivazione immunologica? Richiama quindi con le molecole di adesione, poi l'attraversamento delle cellule attraverso la membrana ematoencefalica, richiama delle cellule infiammatorie che quindi iniziano a far danni, iniziano a reagire, e questa attivazione immunologica quindi sarebbe, dicevo, alla base della distruzione della guaina mielinica. Ora, in sintesi, abbiamo dei lavori che dimostrano che l'infiammazione causa la neurodegenerazione, la neurodegenerazione causa l'infiammazione, l'infiammazione e la neurodegenerazione partecipano insieme e quindi si aiutano a vicenda, o anche l'infiammazione protegge nei confronti della neurodegenerazione. E chiaramente, come clinico, prendo atto, però a me viene da dire: e allora che cosa facciamo? Allora, al di là delle terapie che possono essere utilizzate, secondo me il centrale diventa una riflessione su ciò che avviene prima della placca. Allora, vi propongo questo lavoro che mi è piaciuto moltissimo. E qui che cosa ti chiedono gli autori? Ma cosa succede prima? Non è l'unico studio, quindi non è che la gente non si stia chiedendo che cosa sta succedendo prima, però il punto è che, oltre a chiedercelo, poi è importante anche passare all'azione. Cosa succede prima che si sviluppi effettivamente la placca? In questo modello murino si è visto come le alterazioni precoci potessero essere reversibili, quindi non trasformarsi in placca, con la somministrazione di ossigeno ai topi. Guardate qui, allora, nel corso, diciamo che l'insorgenza delle placche avviene dopo il settimo giorno, quindi inizialmente non ci sono placche. La somministrazione di lipopolisaccaride determina delle alterazioni che iniziano a vedersi a ingrandimenti maggiori a questo livello, ma se andiamo a vedere a ingrandimenti minori si iniziano a vedere a questo livello, se ingrandiamo maggiormente vediamo iniziano a crearsi dei vacuoli, dei processi di degenerazione. Ma fin dalle prime fasi abbiamo l'HIF1 fuori gioco. Cioè, scusate, viene l'HIF1 è aumentato, cioè c'è il campanello d'allarme per una situazione di ipossia. E questo è un dato assolutamente significativo nelle fasi precoci, e che correla poi con la reversibilità delle alterazioni nel momento in cui viene somministrato ossigeno. Quindi vuol dire che nella fase
precedente l'insorgenza dell'attacca, noi abbiamo un sensore estremamente sensibile che ci sta dicendo che lì c'è un problema di ipossia. Altro spunto, chiaramente capite, numerose le patologie e quindi non è la mia materia, ma quello che a me interessa è darvi delle coordinate per affrontare queste situazioni e avere un modello per affrontare e osservare il fenomeno da quando parte alla sua evoluzione. Quindi ho trovato molto interessante questo lavoro sulla la biotina, quindi ci sono delle integrazioni che hanno dei lavori estremamente interessanti e molto, molto ben fatti, perché questo è importante, riflettere su come costruire e ricostruire la mielina, perché la mielina, sapete, crea questi manicotti lasciando a livello dei nodi questo scambio libero. Se noi perdiamo la mielina, in pratica abbiamo una dispersione, un costo energetico per poter mantenere il gradiente che esaurisce chiaramente le nostre riserve. Abbiamo quindi già una situazione di stress ossidativo, cioè di minore produzione di energia, che con l'andare del tempo si crea una situazione in cui abbiamo anche sempre più bisogno di energia. Capite? Un doppio equilibrio. Sono nella condizione di produrre di meno, ma la stessa lesione mi sta chiedendo di produrre di più. Può essere molto grossolana, ma io credo che sia veramente importante in clinica che ci abituiamo anche a tradurre la complessità in una grande semplicità, perché poi quando dobbiamo passare all'azione non portiamo queste immagini, dobbiamo capire cosa possa essere utile e il più possibile cosa possa essere utile in prevenzione, perché se tanti fattori hanno queste correlazioni poi con l'insorgenza di disturbi, vuol dire che noi possiamo aspettarci che certe persone sviluppino nel tempo determinati quadri. Ancora, questo altro lavoro ve lo presento per riflettere sul ruolo dell'omocisteina. Ieri già Miceli ne parlava. L'omocisteina sta al centro di un circuito importante, insomma, aumento dell'omocisteina vuol dire che quello che sta intorno e le vie che stanno intorno non stanno funzionando bene. Allora capiamo l'importanza di utilizzare i cofattori e aprire i cancelli, e quindi quanto sia importante parlare di vitamina B12 e di vitamina B6, sapendo che cosa andiamo a fare. Trovare in questo che è una review, questa informazione, quindi un significativo aumento dei livelli dell'omocisteina, bene, non ci meraviglia in effetti per quello che e per i meccanismi che adesso conosciamo. Rispetto alla importanza quindi dell'integrazione delle vitamine del complesso B, ricordo che la scelta di utilizzare delle formulazioni sublinguali si basa sulla farmacocinetica. Mi trovo a volte con persone che quando si parla della somministrazione sublinguale sembra che si parli di andare a leggere il futuro nei fondi del caffè, ma qui abbiamo veramente una letteratura importante di farmacocinetica rispetto alla distribuzione. Non basta che alla biodisponibilità, scusate, quindi non basta che diamo determinate sostanze. E qui, come sempre, per me è importante l'aggancio alle persone, quindi per quanto riguarda la sclerosi multipla, mi piace sempre ricordare un progetto molto importante, in cui un progetto realizzato da Antonello Tovo. Antonello era uno skipper, ma è rimasto uno skipper, trovando un modo per modificare la barca a vela
diventando quindi, restando uno skipper perché ha creato questo progetto bellissimo alla Maddalena, dove le persone trascorrono un periodo di bellezza in barca, con delle appunto imbarcazioni che lui ha progettato insieme ai suoi collaboratori. Parte il gruppo di ricercatori dal Dognocchi per quanto riguarda poi tutta la rilevazione e la dieta, e quindi ecco, questo mi serve anche per lanciare già da ora questo messaggio di che cosa sia la forza e la fragilità, perché io qui vedo veramente una grandissima forza in questa piantina. E questo modo di vedere le cose da una prospettiva magari un po' diversa rispetto ad altri, come vi dirò, è stato fondamentale, ma anche per poter essere qui con voi oggi. Vado oltre. La sclerosi laterale amiotrofica, quindi la cosiddetta malattia di Lou Gehrig all'inizio, quindi un famosissimo giocatore di baseball negli anni 40. Che cosa succede? Questa malattia drammatica crea diciamo letteralmente un indurimento, cioè una sclerosi della porzione laterale del midollo spinale e perdita del nutrimento muscolare, per cui da lì amiotrofica. Quindi c'è una degenerazione del motoneurone, quindi del primo e poi del secondo, con conseguente atrofia della muscolatura a tutti i livelli. Non so se lo sappiate, comunque la ricerca si è concentrata, ci sono numerosissimi articoli che riguardano i giocatori di calcio italiani, insomma si è riscontrato come tra i giocatori di calcio italiani ci fosse veramente un'incidenza notevolmente più alta rispetto alla popolazione generale, ma anche rispetto alle casistiche europee. Tra l'altro, guardate l'anticipazione anche rispetto all'età di esordio a livello europeo. Le ipotesi sono tante, quindi l'idea di un eccessivo consumo di aminoacidi ramificati con le integrazioni che svolgono, magari senza controllo, i farmaci antinfiammatori, gli steroidi, insomma, colpi in testa. Sapete che ci sono anche adesso delle perplessità, quindi forse in altri paesi credo che siano nelle squadre, insomma negli allenamenti, nelle squadre dei piccoli, siano vietati adesso i colpi di testa, e francamente mi sono sempre chiesta come potessero sopportare e tollerare. Mi sembra veramente poco naturale che si diano delle testate del genere ad un pallone. Comunque, esposizione ai pesticidi, e anche lì delle riflessioni su quanto fosse sia regolare l'erbetta dei campi da calcio, insomma una riflessione viene. Comunque, di fatto sono dei dati che davvero fanno riflettere. Come sempre, la gran parte della ricerca, nonostante già questo dato sulla popolazione dei calciatori ci dica che non può essere genetica, non è pensabile che tutti i geni si concentrino lì, comunque la gran parte della ricerca ancora si concentra sulla genetica con dei modelli. Questo è il modello, la teoria dei sei passi, in cui la sempre nota nel senso che si parla spesso per qualsiasi condizione di predisposizione genetica, viene vista con, a seconda dei geni coinvolti, come un essere più o meno vicini all'insorgenza della sclerosi laterale amiotrofica. Allora, vorrei rispetto a questo fare quindi un'altra riflessione da una prospettiva differente. Per esempio, questo lavoro molto interessante che riscontra un disturbo e quindi una difficoltà dell'HIF1
nel passare a livello del nucleo. Ecco, qui significa che abbiamo messo fuori gioco questo sensore fondamentale per quanto riguarda gli adattamenti richiesti alla cellula e al mitocondrio nei confronti dell'ipossia, questo meccanismo di cui ci ha parlato così bene ieri Miceli. Vuol dire che la cellula non si sta rendendo conto, non sta mettendo in atto tutti quei meccanismi complicatissimi, a cominciare da questo abbraccio, no, delle due subunità nei confronti della doppia elica, non sta mettendo in atto dei meccanismi di adattamento fondamentali. E ancora, ecco qui, sempre questa mia immagine dei microtubuli, ci sono proprio delle dimostrazioni di come siano coinvolti in queste difficoltà di passaggio, ancora una volta, i microtubuli, che sono queste strutture deputate al collegamento, alla comunicazione all'interno della cellula, al mantenimento della struttura della cellula. Ricordo che i pesticidi hanno proprio nei microtubuli uno dei bersagli principali, cioè tra gli effetti di danno dei pesticidi c'è proprio questo disordine, questa interferenza della comunicazione intracellulare data dai microtubuli. Qui per ricordare quello che ieri appunto aveva detto Miceli, cioè questo ruolo e le funzioni dell'HIF1, quindi quando la subunità, l'alfa, entra e risponde, consente diciamo al mitocondrio di rispondere allo stress ossidativo e consente insomma alla cellula tutti quegli adattamenti così importanti. Altra condizione, la fibromialgia. Quindi definita sulla base di dolore cronico, della rigidità, di un affaticamento cronico, disturbo del sonno, una disfunzione cognitiva più o meno rilevante e la depressione. Diciamo che questi sono i sintomi che più frequentemente troviamo. Sono coinvolti anche qui ogni volta c'è sempre la tendenza comunque a vedere una familiarità intesa come trasmissione genetica. Ricordiamoci che appunto la familiarità, come abbiamo visto anche prima per parlando di microbioma e di mitocondri, riveste tanti aspetti per quanto riguarda la genetica. Bene, c'è una correlazione con i traumi infantili, con l'esposizione ad inquinanti, e gli meccanismi sono meccanismi comunque in gran parte epigenetici, cioè si è visto uno stato di ipometilazione nei promotori dei geni che sono deputati in particolare alla riparazione del DNA, al sistema immunitario e ai sistemi di trasporto di membrana. È verosimile che alcuni traumi o esperienze dolorose infantili, quindi per esempio tutto ciò che è connesso con la prematurità, abbia un'importanza nel settare in una maniera alterata il circuito della nocicezione. Questo è, da un punto di vista dell'inquadramento diagnostico, sono i criteri in base ai quali si formula la diagnosi. Ora non ci interessa entrare nel dettaglio, quindi si tratta comunque di dare dei punteggi in base ai punti di dolore e quindi a scale di sintomi che sono state messe a punto. Ma vorrei richiamare la vostra attenzione su questo punto. In sostanza diventa una diagnosi di esclusione di altre condizioni. Ma il punto è che, come abbiamo visto prima, queste sono delle persone che hanno molto altro. Ma perché dobbiamo ragionare in termini di diagnosi di esclusione e non di che cosa hanno le persone? Ancora, questo è sempre in linea, quindi con questo inquadramento, che prima è questo inquadramento diagnostico con diagnosi di esclusione e poi prosegue poi con quella che è allora lo schema e la terapia, lo vedete, quindi in primo livello, quindi sono quindi gli antinfiammatori, no, scusatemi, sono i farmaci, gli analgesici, quindi
non sempre gli antinfiammatori, ma soprattutto l'attenzione la vorrei richiamare sugli antidepressivi e sull'antiepilettico per stabilizzare i neuroni. Ma questo è un modo per rappresentare le persone che io sento molto più affine. Qui abbiamo delle persone che hanno quella sintomatologia muscolare, l'affaticamento cronico, e hanno anche molto spesso tutti questi altri disturbi. Altri disturbi che ancora una volta sono in gran parte correlabili ad uno stato infiammatorio che possiamo misurare, perché questo è l'inflammasoma, questa specie, questa stellina qui sotto. L'inflammasoma l'NLRP3 attiva l'interleuchina 1 beta, quindi abbiamo la forma attiva dell'interleuchina 1 attivata proprio con questo processo, e lo stress ossidativo è un potentissimo attivatore dell'inflammasoma. Ancora in questo lavoro si vede come il coenzima Q, la somministrazione di coenzima Q, ricordo, sta qui, quindi aumenta la resa della catena respiratoria, sia correlata con un miglioramento della sintomatologia. Quindi vedete ancora una volta come c'è coerenza, come tutto questo sia collegato. Ma allora, prima di pensare ad altri interventi, perché non ragionare su un piano fisiopatologico che conosciamo? Perché questi sono dei meccanismi, sono i meccanismi di cui ci ha parlato ieri Miceli, su questi non si discute. Questo è un lavoro di Marco Longo di alcuni anni fa con il deutrosulfazime, che ha dimostrato con questo studio, quindi con un crossover, una persistenza del miglioramento anche dopo la sospensione dell'integrazione. E questo è molto interessante, ci torna l'idea che comunque, se noi rimettiamo in sesto un mitocondrio per le sue possibilità di reagire nel momento in cui sospendiamo quell'integrazione, non abbiamo un ritorno ad elastico e una perdita della sua funzione. Quindi anche qui coerenza. Altro aspetto riguarda il percorso della serotonina. Prima di pensare di dare degli inibitori del reuptake della serotonina, proviamo a vedere come possiamo favorire in maniera fisiologica questo percorso. E tra l'altro non è che sia un'idea proprio originale, perché qui questa è una revisione della letteratura molto ben fatta del Journal of Clinical Psychiatry di qualche anno fa, e gli autori osservano come effettivamente ci sia uno spazio interessante per l'esame in tutti i disturbi neuropsichiatrici, e non fa meraviglia, perché se questa è la cascata, queste sono le vie metaboliche che poi ci portano ai neurotrasmettitori, inclusa la serotonina, bene, questa è biochimica e non si discute, insomma, e perciò non ci sorprendono anche dei risultati. Questo è un lavoro recente del 2020 di Cuomo, rivista estremamente importante, e qui vediamo appunto ancora un dato interessante che riguarda appunto l'esame nella depressione. Qui vi lancio questo, ma perché sono io che ho bisogno di voi. Questa è una delle mie fisse, vorrei veramente capire bene questa malvaria, fattore malva. In sostanza, sono convintissima che moltissime delle persone di cui mi occupo, di cui vi parlerò dopo, abbiano questo disturbo. In sostanza, si tratta di un'alterazione, di un disturbo del metabolismo dell'eme. Quindi, in sostanza, si accumulano dei criptopirroli, questo è il fattore malva,
l'eliminazione con la criptopirroluria si perde anche zinco e vitamina B6. In sostanza i quadri poi anche a livello neurologico assolutamente molto molto importanti sono il risultato della perdita di vitamina B6 e di zinco. Fare diagnosi quindi è semplice, nel senso che si tratta di dosare la criptopirroluria. Il problema è che in Italia non la dosa credo quasi nessuno, forse ecco, conosco un laboratorio, però se su questo qualcuno di voi fosse interessato o avesse delle informazioni, vi sarei molto grata se poteste darmele. Perché adesso di default ormai l'integrazione con la vitamina B6 e con lo zinco, e tutti coloro che hanno disturbi che vedete qui sono elencati in questa tabella, io la eseguo, però sarebbe molto importante poter fare questo dosaggio. Comunque ecco, mi premeva darvi questa informazione anche proprio per completezza. Andiamo avanti con il Parkinson, già guardate quella foto dei gemelli monozigoti e già qui è evidente che non possa essere una condizione genetica e quindi qui dicono la differenza qui è una sola, è il Parkinson, quindi degenerazione della sostanza nera, quindi di questi neuroni dopaminergici, un aspetto veramente, quindi è una sindrome, non è una malattia, quindi un interessamento, un coinvolgimento progressivo di tutti gli aspetti motori, quindi della muscolatura scheletrica, ma poi della muscolatura liscia, poi un interessamento, una progressiva disfunzione cognitiva in molti casi, o depressione, disturbo d'ansia, eccetera. Ora, anche qui, va bene, sempre questa parte immancabile che riguarda la parte della genetica, prendiamo anche delle informazioni sicuramente utili che derivano anche dai modelli animali che riguardano, fare dei modelli animali ci consente anche di capire effettivamente la funzione svolta dai singoli geni, dalle singole proteine. Comunque, l'epidemiologia ci dice che tra le cause noi dobbiamo stare da questa parte. Quindi nel modello patogenetico, per spiegare un progressivo decadimento e distruzione di questi neuroni, ancora una volta la disfunzione mitocondriale è implicata. Qui vediamo come siano riportate proprio ancora una volta un aumento dello stress ossidativo, dell'ossido nitrico, della produzione di ossido nitrico, le eccitotossicità, quindi in particolare da glutammato, è un effetto tossico diretto da parte neurotossico da parte di alcuni aminoacidi, dicevo in particolare glutammato. E l'accumulo poi di proteine che determinano poi nel tempo un infarcimento quindi l'alfa-sinucleina, che è la proteina implicata nel Parkinson, con un infarcimento progressivo e una distruzione poi nel tempo del neurone. E ancora la mia passione, che sono i microtubuli, questo era talmente bello che ve l'ho, è sempre la stessa, però ve l'ho anche ingrandita. Quindi una riflessione su come lo stretto legame tra l'energia e il mantenimento del sistema viario della cellula. Ma come possiamo continuare a parlare di comunicazione se poi davvero non ci chiediamo, non ci soffermiamo a pensare alla delicatezza, anche alla grandissima bellezza, direi, alla delicatezza di questi meccanismi? E come quindi il ripristinare un sistema viario di comunicazione all'interno della cellula debba essere la prima cosa da fare. Ancora pensando proprio che abbiamo dei modelli che ci dicono che l'effetto tossico di molte sostanze è proprio legato al fatto che andiamo a distruggere questi meccanismi. Quindi,
mi avvio quindi all'ultimo argomento, verso l'ultimo argomento, con una riflessione su un meccanismo che forse non abbiamo sempre presente perché se ne parla poco, cioè di questo riflesso colinergico antinfiammatorio. Che cosa significa? Dove c'è infiammazione, partono delle informazioni attraverso il nervo vago, informazioni che vengono quindi processate a livello dei nuclei della base, e il risultato è che quindi informato, il cervello informato della presenza di questa infiammazione nei tessuti periferici, attraverso il vago manda delle efferenze, quindi delle informazioni per spegnere la risposta infiammatoria. Okay, quindi la produzione di acetilcolina, qui scusatemi, la produzione di l'attivazione, scusatemi, di questo interneurone, di questo secondo neurone, determina la produzione di acetilcolina che spegne l'infiammazione. Allora, è un meccanismo importante veramente da conoscere in fisiologia e da utilizzare bene. Anche poi per il nostro intervento, ma usare bene, mi verrebbe da dire, significa che spegniamo l'infiammazione, cioè cerchiamo di capire il più possibile di prevenire questa infiammazione, la low grade inflammation di cui parliamo sempre. E invece, ancora una volta, la soluzione che viene proposta e viene trovata è che diamo, in questo caso, la galantamina, quindi qualcosa che prema sull'acceleratore dell'acetilcolina in modo da andare a spegnere l'infiammazione in questo modo. Questo è un modello che veramente richiede di essere profondamente rivisto, nel senso che credo condividiamo, insomma, che si debba partire dal principio. Quindi questo aspetto dell'interessamento, quindi dell'acetilcolina, mi permette quindi di parlarvi dell'ultima condizione neurologica su cui vorrei soffermarmi, che è l'Alzheimer. Quindi questa formazione delle placche di amiloidi tra i neuroni e di proteine tau, di questi grovigli all'interno delle cellule, provocano progressivamente una perdita di materia, guardate quindi con una riduzione importante e progressiva del volume cerebrale e delle sue strutture. E nelle slide Ernesto ci ha spesso mostrato quelle immagini terribili di Città del Messico, in cui queste lesioni erano presenti in persone sempre più giovani, o erano dimostrate quindi anche negli animali, nei cani. Anche qui, oltre ad una terapia che di supporto e a tanti altri interventi che sono importanti, ma ancora una volta vorrei portare la riflessione su degli aspetti patogenetici di cui disponiamo di evidenza innegabile, cioè di come sia in gioco ancora una volta un aumento dello stress ossidativo e una regolazione epigenetica di geni che poi alla fine portano a questo infarcimento progressivo e alla formazione di placche tra i neuroni. Allora, il richiamo è sempre su questi aspetti. L'ultima considerazione di cui ho accennato prima riguarda, senza entrare nel dettaglio, il fatto che la gran parte delle malattie neuropsichiatriche e neurodegenerative hanno, come tante altre condizioni, numerose ricerche che mettono la disbiosi al centro di un avvio precoce di meccanismi distorti che poi portano nel tempo alla patologia, quindi ancora una volta coerenza. E poi movimento e bellezza senza plafonare la vita di nessuno sotto un'etichetta di patologia.
movimento che quindi ha un suo costo, come abbiamo visto, e molto importanti in queste patologie di cui vi ho parlato è anche la supplementazione di creatina, che credo sia spesso molto, molto trascurata. Vengo quindi a quest'ultima parte parlandovi dell'altro aspetto dal mio piccolo punto di osservazione di qualche anno fa. Cioè, è una riflessione, anche qui prendendo spunto dalle persone nello spettro autistico, è una riflessione circa il fatto che noi stiamo parlando di persone con ciascuno con dei propri domini di valore fin da quando è molto piccolo, direi da sempre, ancora prima di nascere, e quindi lo stato di salute dipenderà dalla coerenza e da quanto noi riusciremo a supportare, a stare accanto a questo bambino senza sostituirci a lui, non facendolo sentire una persona sbagliata e non tarpandogli le ali. Vi dicevo, Maria Montessori diceva che spesso gli adulti nel loro infinito amore vedono i bambini come se fossero dei vasi vuoti da riempire con quello che per loro è di significato, pensando di farlo per il bene dei figli. E non è così, non è così. E quindi una parte molto importante del nostro lavoro è stare accanto, ma in maniera rispettosa, consentendo a ciascuno di sentire le proprie corde. Le nostre informazioni non devono coprire, nascondere il suono che proviene dalle corde profonde di ciascuno di noi. Quindi vi avevo parlato di questa mamma, una mamma poi si è scoperto nel tempo, anche lei ha capito di avere la sindrome di Asperger, quindi una forma di autismo ad alto funzionamento, e questo era il messaggio che la mamma dava al suo bambino, che non riusciva a socializzare con gli altri. Aveva un carattere veramente difficile questo bambino, molto intelligente, ma trattando quindi gli altri sempre con un grande senso di superiorità, poi alla fine non lo voleva nessuno, e la madre diceva: quando stai tra gli altri tu fingi di essere una sardina come loro, ma dentro di te tu sai che sei un luccio. Allora, io sono entrata in questo mondo incredibile da una decina d'anni fa, poco più di una decina d'anni fa, e ad una delle prime riunioni a cui partecipai fu presentata la situazione. Si stava parlando di inserimento lavorativo delle persone con autismo, e il professionista che ne parlava fece subito l'esempio di una ragazza che aveva come interesse elettivo l'ukulele. Non so se lo sappiate tutti, comunque quelle persone con autismo spesso hanno degli interessi elettivi in cui entrano, che conoscono poi meravigliosamente, ma molto spesso i loro interessi elettivi diventano delle torri d'avorio che poi li separano dagli altri. Bene, allora l'esempio era proprio questo: interesse elettivo della ragazza era l'ukulele, e lei sperava di poter avere un'attività lavorativa suonando l'ukulele. E quindi, anche con un certo scherno, direi, questa professionista invitava poi le famiglie presenti ad essere estremamente concrete nella programmazione della vita dei propri figli autistici. Vi ricordo che il 70% delle persone con autismo non ha disabilità intellettiva, e molto spesso parliamo di quozienti intellettivi sui 140-170, quindi persone estremamente intelligenti. Ecco, dicevo, invitava le famiglie ad essere molto concrete, di non mettere delle idee bizzarre in testa ai figli, perché poi bisognava, insomma, fare di tutto per trovare un'attività, e quindi era meglio mettere da parte gli interessi elettivi. E ricordo che c'era una mamma di fianco a me che diceva al marito: ma se almeno nostro figlio trovasse un posto per fare le pulizie di notte in un'azienda. Ora, in quel momento pensai: ma come si può
anche c'erano genitori che avevano ricevuto da poco la diagnosi. Come possiamo plafonare la vita di una persona pensando che il fare le pulizie di notte in un'azienda possa essere l'obiettivo e il massimo obiettivo raggiungibile per quella persona? In sostanza, insomma, mi interessò molto questo argomento, anche se l'inizio fu questo, fu drammatico, cioè io ebbi assolutamente chiara l'idea che queste persone fossero come dei chiodi piantati in una lastra di marmo, quindi chiodi che non voleva nessuno. Come si può parlare di benessere biopsicosociale se abbiamo delle persone e abbiamo un modello sociale che consente questo? Tra l'altro stiamo parlando di persone, avete visto la volta scorsa, abbiamo mostrato i dati di prevalenza, ma poi un bambino su cinque adesso disordini del neurosviluppo, quindi non si tratta semplicemente di una considerazione che riguarda l'autismo. E quindi in sostanza mi interessò questo tema e quindi nel tempo cercai di collaborare per la realizzazione di un modello che fosse diverso rispetto ai chiodi nel marmo di Carrara, presa in giro, come diceva ieri Pier Mario. Presa in giro perché mi dicevano che cercavo l'isola che non c'è, visto che neanche i normali hanno un lavoro, e quindi era assurdo pensare a questo. In realtà io credevo proprio che fosse importante, altrimenti parliamo veramente del nulla. La complessità è tale per cui noi non possiamo parlare soltanto di molecole, ma come clinico a questo punto io devo veramente mettermi in pista anche per altri aspetti. Vi dicevo, la diagnosi si basa su questi due domini di comportamento, quindi la comunicazione, quindi un disturbo, per come almeno viene visto nella comune accezione, un disturbo della comunicazione, dell'interazione sociale, degli interessi ristretti e comportamenti ripetitivi, ma soprattutto è un grande contenitore di persone che hanno dei profili sensoriali, cognitivi, emotivi e relazionali differenti da un punto di vista statistico. Ma guardate, pensare e non fare della retorica su questi temi significa, quando parliamo di stile cognitivo diverso, che abbiamo presente che pensiero atipico, arborescente, non sequenziale, un sistema di associazione di idee rapidissime, concatenate poi immediatamente delle proiezioni. È un pensiero che simultaneamente ne coinvolge tantissimi altri. Qui sembra veramente di vedere la fotosintesi clorofilliana, stiamo parlando veramente dell'entanglement dei cloroplasti. E consente di inglobare, questa modalità consente di inglobare una quantità di dati impressionante, apparentemente per gli altri senza nesso. Qui il problema è che quando poi si chiede: ma come ci sei arrivato a questa soluzione? Boh, non lo so. E quindi molto spesso poi vengono plafonati da questa richiesta, come se fosse veramente una pietra al collo. Ora, qui si parla molto di questi temi, però attualmente ancora nella cultura non c'è. Vi garantisco che questo aspetto sta rappresentando un malessere crescente, se vogliamo parlare seriamente a 360 gradi di cosa sia il benessere biopsicosociale delle persone, quando parliamo soprattutto dell'età evolutiva, questo aspetto lo dobbiamo tenere presente, ma anche molto presente in tutti quegli adulti che attualmente hanno purtroppo nel corso della loro vita raccolto una incredibile quantità di insuccessi e di scontri con una realtà che non ha capito e che non si è messa in ascolto e non ha rispettato. Questo me lo ha mandato Ernesto qualche giorno fa e riguarda questa coerenza bellissima tra le reti che possiamo vedere e possiamo, le connessioni che possiamo trovare nel web dell'universo e del cosmo, e questi collegamenti che possiamo, questi pattern che possiamo trovare a livello cerebrale. Questo è un modello che si basa quindi sulle zone, diciamo, di maggiore densità, e chiaramente sarebbe molto interessante poter fare queste stesse valutazioni utilizzando
quel mio interesse elettivo di cui vi parlavo, gli stessi autori lo dicono, che sono i microfilamenti e i microtubuli. Ma allora, questa meravigliosa coerenza che troviamo in biologia, guardate la bellezza di questa immagine della cellula, qui con il suo sistema viario. Ma fino a qui ci siamo e qui invece non ci siamo. Il disturbo profondo e l'incoerenza è al nostro livello. E quindi, se effettivamente crediamo importante partecipare ad un trasferimento della buona scienza alle persone, io credo che questo aspetto non possa essere trascurato e quindi sia importantissimo, fondamentale trovare delle nuove modalità di collaborare tra di noi. Il disturbo dell'informazione è questo. E quindi questa è stata poi la scelta, come vi dirò, proprio la consapevolezza di dover lavorare a livello non soltanto molecolare e delle ricerche che mi appassionano tanto, ma per poter portare questo alle persone, ho seguito veramente come se fossero degli aquiloni le persone nello spettro. E con la loro fragilità, di cui vi avevo parlato la volta scorsa. Poiché questa è l'immagine che abbiamo usato prima, era un'immagine di Via Dante di Milano, e questa è la nostra Via Dante, questa è la società in cui ci troviamo, ma non serve essere persone nello spettro autistico per subire la bruttezza di questo disturbo della comunicazione e gli effetti di questo, che comunque rientra, è uno dei pallini colorati del nostro esposoma. Allora, concludo con queste slide, che sono slide di una ragazza, della tesina di maturità di una ragazza con autismo, e lei ha parlato della propria diversità e della grande difficoltà e di come dei rischi anche che ha corso a causa di questa diversità non riconosciuta. Lei ricorda i tempi della scuola materna come un ambiente estremamente ostile, dove tutte le maestre urlavano e lei passava il tempo a piangere, e dopo un po' ha smesso di piangere e ha iniziato ad essere estremamente dispettosa, poiché non si sentiva capita, e quindi ha iniziato a farne di tutti i colori, e quando ha iniziato le elementari ha continuato, quindi rientrava a pieno titolo in quello che si definisce un DOP, il disturbo oppositivo e provocatorio. Quindi le dice: pasticciavo gli astucci, mi tagliavo i capelli, mi graffiavo, davo i libri in testa, quindi... Poi nel tempo, quindi dalla prima elementare alla quinta, è scivolata, lei dice, in una tristezza molto profonda. Orribili le ore di matematica, perché il linguaggio, la comprensione del linguaggio è differente, quindi ritagliate per lei significava tagliare tante volte, significava quindi fare questa cosa. Le ore, il pensiero concreto le impediva di capire che cosa volesse l'insegnante di religione nel colorare questa immagine, quindi quanta gente conoscete voi con un'aureola in testa? Per lei quello era un cappellino in testa a Gesù Bambino, lei aveva una cuffietta viola e quindi le ha fatto il cappellino viola, e così come quanta gente conoscete voi con i mantelli azzurri in inverno, i cappotti sono marroni. Essere fortemente, aspramente rimproverata per pensando in realtà di aver fatto bene, ma capite che danno? Qui non stiamo parlando soltanto del trauma perinatale, di quello che, di cui vi ho parlato prima, della placenta. Questi sono tanti microtraumi che incidono profondamente, che fanno sentire una persona profondamente sbagliata. Ancora essere chiamata sacco di patate, quando comunque la disprassia, la disfunzione, il disturbo di flusso che si trova nei bambini con il disturbo di neurosviluppo è la base. La passione per i bottoni,
quindi quando i compagni capirono che lei aveva la passione per i bottoni, aveva questo particolare interesse, le chiedevano di toccare i bottoni dei pantaloni dei compagni. Capite, no? Quale sia quindi l'attesa? E che cosa significhi quindi affrontare il mondo così sguarniti? Poi è arrivata finalmente la diagnosi, lei dice sì, è arrivata la diagnosi di sindrome di Asperger, ma dice è importante però che poi le persone cambino perché altrimenti la diagnosi è un'etichetta inutile. Poi con la scuola media dice le cose sono cambiate perché poi conoscendo le caratteristiche, le spiegazioni le venivano date in maniera chiara, cioè in maniera che potesse comprendere e gli insegnanti erano gentili, i compagni non mi prendevano in giro. E al liceo linguistico qui ancora meglio perché non solo i compagni erano disposti ad aiutare, ma qui ha iniziato ad apprezzare lo studio, la cultura. E grazie agli autori un po' fuori dalle righe ho compreso meglio le mie caratteristiche e ho capito di non essere sbagliata, ma soltanto diversa. Guardate che questa è una conquista fondamentale. E quindi essere accanto a dei genitori che nel momento in cui sanno che il figlio non avrà quindi un piano A, ma questo non significa che avrà un piano di serie B. Non avrà come unica possibilità quello di andare a fare le pulizie di notte negli uffici. Qui si tratta di stare accanto alle famiglie e attivare al più presto un piano B, ma non basta dirglielo, bisogna aiutarli e dare la percezione di un qualcosa di fattibile. Tra i preferiti, Leopardi, a parte le opere di Caspar, e quindi il fatto di non essere costretti a guardare per forza negli occhi le persone, quindi questa immersione nella natura, ma poi ogni volta che leggeva l'infinito, per Sara era inevitabile entrare in questo infinito e quindi commuoversi profondamente e piangere. Per lei Leopardi era un grande ottimista, lei apprezzava molto il fatto che non avesse mai perso di sperare, perché se verso gli ultimi giorni di vita è riuscito ad apprezzare una ginestra che buca la lava, vuol dire che dal suo punto di vista è un ottimista e ha la speranza, e la speranza lei la coglie proprio in questa, strinse i mortali in social catena. Ora, lasciando quindi le considerazioni su che cosa sia l'empatia e tutti quei luoghi comuni, quindi adesso in questo periodo tutti pensano di essere assolutamente esperti su che cosa sia l'autismo, ma riporto quest'altra sua osservazione tra i suoi preferiti, quindi dalla coscienza di Zeno a uno nessuno 100.000, quindi Zeno Cosini. Allora, la sua irrequietezza e continua ricerca non doveva essere considerata una malattia. Alla fine, non so se ricordate, comunque lui dice finalmente si è liberato del suo psichiatra e quindi aveva capito che al contrario la malattia si trovava nella immutabilità degli altri e non in se stesso. E quindi aveva fatto poi Sara delle sue considerazioni sul fatto che anche lei aveva incontrato una dottoressa M che non aveva capito nulla e tra l'altro stava per trattarla impropriamente con degli psicofarmaci. E poi in questo galleggiare poi alla fine di Vitangelo Moscardi, Non ho nessuno 100.000, lei trova questo abbandono e questa pace nell'immagine della boa bianca. Vi avevo mostrato la volta scorsa, questa sua era fu sua la richiesta, quindi di una boa bianca quando aveva 5 anni come regalo di Natale, perché per lei una boa che fluttua nelle onde è quasi ha un richiamo archetipico di una profonda serenità e pace. E quindi arrivata alla fine del suo percorso, questa fu la festa dei suoi 18 anni e vi faccio ascoltare quindi le parole dei suoi compagni che le hanno composto questa poesia. Senti, accendo un mare di onde blu, nuoti in preda alla felicità. Strappi un sorriso a chi ti sta vicino. Voli lontano verso la boa, la tua meta attesa. Ti godi ogni secondo. Ciò che ti circonda ti fa sorridere. Nulla è così scontato, niente è così strano. Il tuo mondo solare, ogni riflesso, una tua gioia. Spensierato come un uccellino in volo, trasporti tutti in una risata senza fine. Niente
ti può fermare. Anche se ti fanno paura i bambini, guarda avanti, senza pensare. A noi pare che osservi il mondo da un livello superiore. Hai dato a ciascuno una parte della tua luce. Sei la palma da cui ognuno vorrebbe cogliere un frutto. Senti. Quindi Sara conclude: i miei compagni vedono in me ciò che io vedo e sento, e anche se parlo poco, se hanno visto ciò che dicono, significa che sono riuscita a comunicare con loro. Significa che le vie per comunicare possono essere diverse, basta che qualcuno abbia voglia di ascoltare. Quindi Sara ha continuato in maniera pacifica a galleggiare, e io con lei, perché io sono sua madre. Sono sua madre e grazie a lei, grazie a lei, io sono qui oggi con voi, ma grazie a lei si è aperta questo secondo capitolo e ho capito quindi che il primo genitore a cui dovevo stare accanto era quel camaleonte che si era annidato da anni, aveva costruito intorno a sé un mondo su misura nel quale si era ritirato proprio per non riuscire ad affrontare un mondo così profondamente distorto nelle informazioni che arrivavano. Quindi ieri ho sentito con grande commozione anche le parole di Pier Mario quando vi raccontava delle difficoltà nell'affrontare anche con poche risorse, poi delle ricerche. Bene, in quel momento l'ho invidiato perché Pier Mario non si è arreso, quindi ha trovato nel suo modello dello zebra fish, nelle difficoltà dello zebra fish, poi uno stimolo poi per andare avanti. Invece io mi arresi in realtà, quindi in sostanza mi resi conto che finché facevo il medico e anche magari nel modo migliore possibile per me qui dentro tra delle mura rassicuranti, io forse potevo aiutare delle persone in quel momento lì, ma in realtà la vita fuori era altra cosa e soprattutto non sarei stata una madre in grado di aiutare la propria figlia nel mondo dei bottoni. E quindi il passare dai bottoni a quello che avete sentito ha significato chiaramente mettere in pista delle risorse all'interno della società e un modo di comunicare, di chiedere aiuto che hanno consentito, come avete visto, una strada ben diversa rispetto a quella che si era preannunciata. E la mia esigenza profonda di coerenza mi impediva di non fare la stessa cosa anche per tutti gli altri. E forse alcuni di voi sanno, in ogni caso io sono, e da lì ho capito che insomma il primo camaleonte di cui dovevo occuparmi ero io, una bambina che a 8 anni non costruisce castelli di sabbia, ma disegna solo apparati digerenti sulla sabbia, o va ai giardinetti con il microscopio anziché andare con le bambole. È una bambina bizzarra e soprattutto una lettura diversa della gran parte delle proposte culturali che arrivarono con la scuola ti rende comunque diverso. A differenza di altri, io mi sono arresa. In sostanza, il grande dono che mi ha fatto mia figlia è stato quello di rimettere in pista tutto e capire che non mi ero mai perdonata in realtà fino in fondo del fatto di essermi arresa. Quindi da lì insomma questa seconda stagione di cui vi parlavo, che poi mi ha portato, e di questo volevo parlarvi, del essere un portavoce di un gran numero di donne con caratteristiche dello spettro autistico. Una nota, perché molto spesso viene detto: ah, ma l'empatia, quello che vi dicevo prima, dovrebbe esserci deficit dell'empatia, mentre io sono nota per essere assolutamente molto, non solo molto empatica, ma il mio grande interesse elettivo è proprio quello di mettere sempre insieme le persone. Bene, c'è una letteratura estremamente importante, anche di questo
c'è evidenza scientifica di come l'empatia nelle donne con autismo abbia delle caratteristiche peculiari e sia assolutamente presente. Comunque, detto questo, perché vi parlo di questi temi? Perché stiamo parlando di un gran numero di donne, molto spesso sono quindi genitori di bambini con autismo, spesso più di uno, che hanno un carico di stress per i motivi di cui vi ho detto, elevatissimo. Quindi sono delle situazioni nelle quali una attivazione di una prevenzione primaria è più che mai necessaria, se ha un senso quello che vi ho detto fino ad ora. Questi sono i quadri, vedete, troviamo tutto quello di cui abbiamo parlato, sono tutte condizioni che molto spesso trovo tra le donne di cui mi sto occupando, quindi stiamo attivando dei sistemi, quindi delle modalità, ecco quindi per me l'importante collaborazione con Tiziana Toso e con Monica Perotti e quindi altri che in Italia vorranno aiutarci a fare questo. Capite l'importanza? E quando una di queste donne ha un figlio con autismo, la domanda da fare è che cosa è stato fatto per evitare che questo succedesse, non sì, sei un po' bizzarra, per forza dovevi avere, visto che è genetica, un figlio con autismo. Il modo diverso di vedere le cose, per esempio, ha riguardato anche questo mito, non so se lo conosciate, adesso non ho il tempo per spiegarvelo, comunque lo potete leggere, è molto bello, ma il famoso inganno di Proserpina, quei famosi 6 grani della melograna che lei con l'inganno è stata portata a mangiare. Bene, io ho sempre ritenuto fin da ragazzina che Proserpina avesse scelto di mangiare i 6 grani di melograna. Questa sua scelta ha fatto sì che rimanesse quindi con Plutone nell'Ade per 6 mesi l'anno e gli altri 6 mesi li potesse trascorrere con Demetre, con sua madre, quindi sulla superficie. Questo è la base del mito, diciamo, che sta alla base dell'alternanza delle stagioni ed è la base poi di un flusso e di una vita, poiché non ci sarebbe vita se non ci fosse l'oscillazione, non ci fosse l'alternanza. E questo è quindi quell'ultimo aspetto di cui veramente avevo a cuore parlarvi, perché sostenere le persone nelle proprie scelte, non sostituirci a loro nelle scelte e far sì che possano essere così in pace da poter sentire il suono e poter sentire quella voce che è in se stessi e che non deve essere messa dentro dall'esterno in questo caos così becero che ci sta distogliendo. E questi sono i richiami, quindi, che la mia cassetta degli attrezzi, questa molletta che è caduta nel mio studio perché il bambino ha veramente avuto una crisi strappando i capelli alla sua mamma, per me sono dei segnali e è un modo per ritornare alle persone, perché altrimenti quello che vi sto dicendo per me sarebbe veramente inutile. Ricordo, per chi tiene tanto all'evidenza scientifica, c'è un'evidenza scientifica sull'importanza della compassione nella nostra pratica clinica. Quindi in sostanza il percorso è stato il percorso del camaleonte e quindi anche da un punto di vista del modello sociale, questo è il modello che ho messo in pista con tanti interlocutori coinvolti e per quanto riguarda un inserimento lavorativo rispettoso e che non fosse questo modello del chiodo piantato nel marmo. Vi lascio quindi con quest'ultima, penultima immagine, in sostanza nel tempo e quindi con una crescita che è stata, come per tutti noi, anche una crescita personale, ho smesso di cambiare il colore a seconda di quello che gli altri si aspettavano, ho scelto a quel punto quale potesse essere un ambiente in cui effettivamente potessi sentirmi in pace. Questa immagine l'ho trovata assolutamente per caso sulla pagina di Facebook di Giorgio,
e l'ho immediatamente fatta mia. L'ossigeno per me è non soltanto O2, l'ossigeno per me è la coerenza e il benessere che quindi io sento rimanendo qui, dove è, se vogliamo, la mia invisibilità, come l'invisibilità di chiunque. Quello che mi dà effettivamente pace, che credo possa fare la differenza delle persone, perché questo significa che tutte le persone che noi che si affidano a noi per il percorso di cura, beh, noi le portiamo in qualche modo a condividere questa bellezza. E questo è, in sintesi, poi che cosa è stato fatto. Lo abbiamo appena inviato alla rivista, quindi quello shift di cui si parlava ieri, qui trovate di nuovo quindi Pier Mario Biava, Ernesto Burgio, Lucia Migliore di cui vi ha parlato prima Ernesto, ancora Tiziana Toso, la Monica Perotti, insomma dalla ginecologia alla psichiatria. Ci sono tante perle, dobbiamo metterle insieme. E quindi qui è il bad trio di cui vi parlavo, con un'azione prima della nascita e che continua successivamente. In questo modo, quindi, collegando tutti questi capitoli di cui vi ho detto, applicati appunto al shift di paradigma nell'autismo, abbiamo dato l'onere della prova a chi dice che non c'è evidenza. In sostanza, io non accetto che rimaniamo tutti quanti con le braccia conserte ad aspettare degli studi randomizzati e controllati in doppio cieco sulla singola sostanza. Come diceva ieri Pier Mario, qui accogliere la complessità significa che non possiamo pensare, in un caos e in un sovvertimento del genere, di dare una sostanza e sistemare le cose, perché significa veramente che non abbiamo capito nulla, ok? Perciò questa è veramente l'ultima, vi lasciai la volta scorsa con questa immagine, con questo così richiamo alle note che possiamo, al modo di riaccordarci meglio, il prendere il là con il diapason nell'universo, e vi lascio questa volta invece con delle note reali, che sono le note dell'ukulele. Anche perché, vedete, galleggiando come una boa, succedono delle cose molto spesso sorprendenti, perché io poi negli anni l'ho conosciuta quella ragazza, ho conosciuto Maria Teresa, che ha avuto un suo lavoro in una fabbrica, ma non ha rinunciato al proprio sogno. E lascio a lei la conclusione. Seconda stella destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è, forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano, ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E grazie per la vostra attenzione.